Anoc, prima fon e poi saglia. Una girata, una butata, una sculata e so pronta. Nu sum russa, goppe tagliolino scorre e squacquare rindo piatta, rinda tanto benedia. E so così priata, con schizze fanna chi con gusto si magna. E Il progetto che abbiamo ideato io e la collega Salvate e la collega Semioli. Ci abbiamo... chi è che ci ha pensato? Aveva il compito di preoccuparsi dei suoni, canti, tammore e tammuriate. Soddisfatte? Sì. E allora da qui parte la festa, da qui partono i giorni della festa della Madonna delle Galline. Questa mattina il sole bacia pagani, bacia i paganesi, sono soddisfatta di come si sta svolgendo la festa dell'evento della Madonna delle Galline. Bimbi, essere parte integrante della festa. La festa della Madonna delle Galline inizia già a prenderti da quando sei piccolo, perché il paganese è una cosa intrinseca, vivere la festa. Sì. E stiamo andando avanti con un discorso che in realtà è iniziato qualche anno fa, da quando io sono dirigente di questa scuola, quindi dall'anno scorso, si è intitolato Aspettando la Madonna ed è un'iniziativa che coinvolge ovviamente nelle settimane e nei mesi che precedono la festa l'intera comunità scolastica, la quale fa un lavoro di approfondimento culturale, didattico sulle tematiche della festa, quindi su tutte le storie, le leggende, le manifestazioni di cultura popolare, di folklore popolare che si articolano intorno a questa festa. E quest'anno ha avuto una sua forma di istituzionalizzazione, perché sotto la guida delle maestre i bambini hanno realizzato una serie di lavori. È stato prima allestito dentro l'area di pertinenza della scuola, quindi all'esterno dell'edificio scolastico, e poi ieri mattina, quindi prima dell'apertura ufficiale della festa, è stato riallestito a Palazzo Gatto.